Non sappiamo ancora in che circostanze debba essere inquadrata questa vicenda. Sappiamo che però questo tipo di armi sono in possesso dell'organizzazione più pericolosa al mondo, che è l''Ndrangheta, e quindi riteniamo che sia un fatto riconducibile alla presenza mafiosa nella nostra città e sul nostro territorio, che purtroppo ancora opera spesso in silenzio. Quindi è un segnale preoccupante che merita la giusta attenzione e i giusti approfondimenti investigativi. L'amministrazione comunale è a fianco delle forze dell'ordine in questa battaglia, che è tesa ad individuare anche responsabilità, ma soprattutto ad arginare un'escalation dell''Ndrangheta sul nostro territorio.